Buongiorno a tutti. Oggi si va a Ovada perché devo portare il camper in carrozzeria a far vedere un paio di lavori e dunque niente, mi sto recando lì. Adesso penso che per un paio di giorni il camper dovrà star fermo per fare due piccole riparazioni e poi si ripartirà per i lunghi viaggi, i giri, via, quelle cose lì. Adesso ci stiamo recando appunto in carrozzeria e vedremo il da farsi. Sono lavori che è già da un po' che dovevo fare e adesso mi sono deciso di farli fare, anche perché poi l'estate tra un mese finirà e inizierà poi a piovere, a far brutto tempo, il freddo e tutto, e queste riparazioni sono da fare. C'è una piccola crepa nel retro del camper che da riparare, perché dovesse andare a piovere forte o cosa, a rischio che poi di avere delle infiltrazioni, e dunque è meglio farlo riparare quel buco, quella spaccatura e via. A dopo. Siamo arrivati qui alla carrozzeria. E adesso sentiamo il carrozziere cosa mi dice, mi farà un preventivo. Vedete, c'ha questa rottura lì da fare e questa rottura qua. Vediamo un po' il carrozziere che cosa mi dirà. Praticamente c'ho delle spaccature da vedere. Perché prima che mi entri dell'acqua dentro, che va a piovere, volevo farlo mettere a posto, perché primo. Sì. C'ho questa qua sopra, sì. Quella lì, e poi c'ho questa, okay. Questa qua, e poi non so, forse vabbè, lì si cambia la pasta, qua lo ripariamo, sì. Si ripara perché sennò bisogna cambiare tutto. E poi basta, ci avrei quelle cose lì, qua non so, di qua qua sembra qua è rotta, ci ho messo l'adesivo quando l'avevo comprato, forse. Quei due lavoretti lì, e poi se ci riuscite a ricaricare l'aria condizionata. E poi volevo far togliere questo, se potete, sta scritta qua il castigo, levare quella scritta lì e basta, e poi boom. Lavoro è quello, sì. Potevate farmelo. Sì, quanto... sì, l'unica cosa è che adesso fino a fine settembre, barra ottobre, fine settembre sicuro, non ce la facciamo. E se dovesse piovere qualcosa ci posso mettere momentaneamente che non mi entri l'acqua? Qui non succede niente. No, qui no, più che altro. Qui... cosa ci posso mettere? Ci possiamo mettere un po' di... giusto per tamponare fino a che non mi fate il lavoro. Un po' di colla nera anche adesso, subito, o un po' di... guarda, c'è del mastice bianco, gli diamo del mastice bianco. Sì, giusto per tamponare
che se dovesse andare a piovere non mi vada a infiltrarsi. quello sì. Ok, praticamente mi hanno detto che adesso glielo dovrò portare ad ottobre, perché ora poi vanno in ferie e non hanno, c'hanno dell'altro lavoro prima da fare. A ottobre porterò il camper qui e adesso momentaneamente mi mettono del mastice per tamponare dove è rotto, in maniera che se dovesse andare a piovere non mi entrano le infiltrazioni d'acqua. E poi a ottobre faranno il lavoro. E va bene così, dai. Adesso. Lui 7 posti da vendere Ah. io. Nel 2007. Sono Bello. stato. Provo a chiedere a qualcuno se sento. Qualcuno poi te lo dico. Ho 60.000 km. Pochissimi, cioè praticamente Fatto niente. distribuzione, freni, fatto tutto. E ormai mio figlio non viene più, siamo in due, volevo prendere qualcosa di più piccolo. Mansardato. Sì. Chiedo in giro cosa se sento te lo so dire volentieri. Sì, tanto da appunto che se dovesse piovere non mi si infiltra l'acqua. Sono andato via dalla carrozzeria che è poco, adesso mi sto dirigendo alla sosta camper di Alessandria, in provincia d'Alessandria. Intanto devo fare rifornimento di viveri per il camper vado al supermercato e stanotte sosto qua in quell'area sosta camper dove c'è anche la colonnina della 220, dunque posso attaccarmi per accendere il condizionatore dietro in cellula e poi domani mattina partirò per andare alta collina, zona se si può dire montagna, 1200 metri. Adesso non vi dico ancora bene il posto dove si trova, ma prossimamente vi porterò in un posto molto molto bello dove c'è un panorama mozzafiato. Per ora vi saluto, vi auguro una buona giornata e una bella estate. Alla prossima. Come potete vedere, stasera è una cena un po' da vecchietto. Facciamo un passato di funghi, patate, e insalata russa, prosciutto, formaggini, tutta roba che avevo in frigo che devo far andare, dunque mangio sta roba qua. Poi c'è la birra che non manca mai.
e via, volendo c'ho anche del vino, ma il vino domani. È mezzanotte e mi mangio una barretta di Twix e poi ci mettiamo a dormire. Un caffettino ancora e via. Con questo vi auguro una buonanotte.